Ecco quello con la bici. Dopo questa scalata qui nella bio di Instagram scrivo atleta. Che storia. Guarda, questo è il vulcano. Che figata. Domani mattina ci dobbiamo svegliare presto perché dobbiamo andare al vulcano. E questo vulcano. In ogni caso però voglio farvi vedere perché quando tornerò dalla vacanza io e tutti gli altri ingrasseremo di almeno 5 kg. Questa è la motivazione. Esattamente così, colazione, pranzo e cena, perché c'è il buffet, noi abbiamo l'all inclusive. Ed è arrivata anche la persona che ha preso le uniche cose schifose che esistono in questo posto. Ora ve la faccio vedere. Guarda, è l'unica cosa che si salva sono i camperoni. Ma che è tutta sta roba qua? Sì. Vergogna, così ingrasserai di 20 kg. Guarda, guarda che roba, va che vento che ti sta venendo. Cioè, ancora? Ma che cavolo è sta roba qua? Vi giuro che non so neanche io che cosa siano. Era praticamente obbligatorio. E questo è come sono dopo aver finito il piatto. Zaino pronto e let's go. Si parte per andare sulla luna. Non è vero, in realtà stiamo andando ad un vulcano. Gesto mare fuo, gesto mare fuo. Poi decidete un po' per come chiamarlo. Se vulcano, vulgatto, vultopo. Tra un minuto dopo questa battuta mi butto. Guardate che figo il biovillaggio. Io ho anche appena scoperto che qua c'è il golf. Quindi in sti giorni andrò a giocarci anche io. Guardate qua chi abbiamo beccato. Il migliore, cioè, il tennista, il professionista. Siamo un'ora di ritardo e mezza. Luca, devi uscire. Cioè non è un gioco. Luca, devi uscire. Sara, vado a prendere per favore, vai. Oh, devi uscire. Cioè, ma è normale tutto questo? Ma quanto ci mettiamo ad arrivare? 47 minuti al vulcano. Ok. E 49 al vulgatto. Ci credi che è assurdo perché ho fatto la stessa battuta identica? Io non sto scherzando, credo 30 secondi fa nel video. Cioè, tale padre del figlio. E questo ve la dice lunga. Secondo voi quando il vulcano è rotto? Mette la mano davanti. Dai. Ottimo, potete lasciare dislike al video. Guarda fin dove arriva la fila. Com'è possibile? Allora, la situazione è questa qui. Noi da Google Maps ci dice che siamo arrivati, però guardate dove siamo. Perché non mi sembra proprio di essere arrivati. Dovrebbe esserci un vulcano qui da qualche parte. Chiediamo a un tipo, ferma questa signora qui. Dai, questa mi sembra una sveglia. Ma secondo te questa può parlare inglese? Inglese, guarda come chiedi se sta dove un vulcano e basta. Excuse me. Allora, io qui non vedo nessun vulcano. Ma mi sa che hai sbagliato da Google Maps. Un minuto prima di partire vi porto uno di quei vulcani clamorosi. Si può salire anche sopra il cratere. Arriviamo qui. Sì, arriviamo qui, non c'è il vulcano. Chiedi a questi. Ma non lo vedi? Cioè, Luca, ma secondo te io scalo una montagna per vedere se c'è il buco? Cioè, fammi capire. E come facciamo allora a sapere qual è tra tutte queste montagne? È possibile, ragazzi, ci devono essere delle indicazioni. Non è che... Ma ragazzi, non è quello lì? Esatto, mi sembra quello lì. No, ragazzi, non possiamo andare a caso. Riguardiamo. Ma guarda Google Maps, no? Cioè, incredibile, dovremmo trovare un vulcano qui, dovrebbe essere enorme e non troviamo il vulcano. Cioè, sarà una schifezza questo vulcano qui, papà. Ma basta che ci sia il buco. Cavolo, va che è un vulcano della Madonna. Secondo me è uno di questi. Guarda. E dovrebbe essere qui allora, papà. Ho capito, ragazzi. Dovrebbe essere uno di questi, però. Inizia la missione, trovare il vulcano. O il vulgatto. Quanto è che ci manca, papà? 23 minuti. Ma cosa hai messo su Google Maps allora adesso? Ma magari guardate che è qua vicino. Qua vicino, 23 minuti in macchina, 12 km. Su, Calderon Hondo. L'abbiamo trovato, eccolo qui. Esattamente 29 minuti, 25 km. Beh, papà, eravamo vicini, ci hai portato nel punto giusto. Siamo a 1:20 di macchina, non ce la faccio più, con un vulcano. Cioè, papà, ma che strada stiamo facendo? Sono una bruttissima sensazione. Cioè, raga, stiamo... Questa è la rotonda, ti dico solo questo. Sì, raga, siamo arrivati, però non... Comunque in giro non mi sembra di vederlo. Magari quello lì è, mi sa. Potrebbe essere questo qui perché è più scuro. Perché, che ne so, c'è la lava magari. Sì, però quando mi ha detto gira su sta strada, pensavo una strada normale, guarda com'è. Il vulcano è sicuramente questo qui perché Google Maps ci sta portando qua. O forse questo qua più avanti, non lo so. Escuchami. E che è che il Calderon? Quello è milanese, veramente. Parcheggi qui che il vulcano è lì. E come ci arriviamo al vulcano? Luca, con le gambe. Sì, quando sono 62 km. Dai, muoviti. Guarda il cratere. Visto quanto è grande il cratere? Quanto tempo è a piedi? Luca, sei un diciottenne o un ricordino? Luca, devi muovere le chiappe. Dovete assolutamente schiacciare il pulsante rosso qua sotto perché il raggiungimento degli 800.000 iscritti per colpa vostra sarò costretto a lanciarmi da un aereo. Iscrivetevi. Ma saranno 22 km, no, se io chiamo un taxi. Ma sì, quasi. Oh, c'è un vento. No, raga, c'è un vento assurdo. Porco due, che vento c'è. Iniziamo a fare le cose seriamente. Oh, cavolo. Cappello al contrario. Oh, stavo cadendo sui sassi. Noi siamo qui, dobbiamo arrivare lì sopra. Sarà una bella scalata. Che cavolo è sta roba qua? Sarà, vai lì e dagli un calcio fortissimo. Oh, c'è un patatrasso, ti mangia la faccia. Che cavolo è sta roba qua? Si vede che siamo italiani. Ma
non ha paura. Sì, sì, infatti sta scappando a 10 minuti. Bravo. È incredibile come sono passati 5 minuti che già non ce la faccio più, sono già stanchissimo, assurdo. E tutti con le scarpe, tutti con le scarpe, quelle lì da montagna, noi con le Jordan. How many time for... how many time? Quanto tempo? 15 minuti. 30 minuti. 15. Ah, ok. 10. 15. Ok, 30. Ah, 30. Quindi sotto sono andati. Grazie. Altri 30 minuti, ragazzi, svengo sul vulcano. Vai, vai, let's go. Let's go. Sara sa lo spagnolo, io so perfettamente l'inglese. La mamma sa il pugliese, non dovremmo avere sono il mio papi con lo zainetto rosa. È roba più bella che vedrete oggi. Ci stiamo avvicinando al vulcato. E guarda quanti sassi ci sono. Assurdo, saranno gli escrementi del vulcano. Raga, un attimo solo. L'ho appena eruttato. Arriviamo in cima magari. È la volta che Luca si lava. Cristo. È quello che sta arrivando in bici. Guarda quello che va in bici, incredibile, però lì in bici io ho rischiato di cadere 15 volte da piedi. Siamo quasi arrivati, ce la faccio più, assurdo, camminavo così da quando ho fatto la maratona di Milano. Però non ci sia nessun italiano che stia sentendo tutte le stronzate che sto dicendo mentre stiamo camminando su, perché veramente sto dicendo un po' troppe. Ecco quello con la bici. Ti stimo. La salita più ripida della storia. Ti dico solo che dopo questa scalata qui nella bio di Instagram scrivo atleta. Dio santo, è ripidissima. Sento proprio un idiota. È ripidissima, eh. Guardate da dove abbiamo camminato. Abbiamo lasciato la macchina lì noi. Siamo qui. Allora, poi c'è un vento assurdo. Zerbian Papi che sale con questa nonchalance e il suo zainettino rosa. Vai, Zerbian Papi. Raga, siamo arrivati, è lì. Vai, ce l'abbiamo fatta. Dopo ore e ore di tragitto, non è vero, sono passati 20 minuti, ma non so un'ora. Assurdo! Questo è... la storia. Guarda, questo è il vulcano. Che figata. Solo due cose possono aver causato strappo. Cosa? Un'eruzione e la scorreggia con la urla. Assurdo. È arrivato anche qui lo scoiattolo dei vulcani. Ho foto su Instagram. Adesso scendiamo, andiamo a mangiare e poi andiamo lì. Momento di scendere, vai Zerbian Andre. Siamo tutti con te. Ce la possiamo fare, ragazzi. Sono stanchissimo. Mamma, scendi. Brullati. Struzzati. La bambina di 6 anni che sale e io sto facendo una fatica allucinante. Ah, è ripidissimo. No, ragazzi, stiamo scendendo, ma sono proprio convinto di cadere. Ne sono proprio certo. No, ho proprio una sensazione, capito? Se cado io, poi cado addosso a te. Si fa l'effetto placebo. Che cazzo vuol dire? Siamo arrivati sopra, sul vulcano. Avevo proprio fame, volevo un biscotto. Poi c'era solo un biscotto. Quello lì sbaglio o è un bar? È un bar. Guardate, c'è anche il nome. Racchino. Racchino. Cioè, ci servirebbe proprio un corso per imparare a scendere la montagna. Oppure un volpe. Andiamo. Che bella questa. Sara, che cavolo stai facendo? Scendi. Anzi, usate il bacino per equilibrarvi. Un piegato addosso. Iscriviti al canale e attiva la campanellina. Se lo fai ti darò un bel bacio. Voglio salutare tre ragazzi che mi hanno scritto su Instagram: Briatore, Fedez e Marco Mengoni. Bella ragazzi, iscrivetevi.